In attesa che si definiscano i passi successivi per decidere cosa ne sarà del complesso turistico ricettivo interamente sequestrato ai Camaldoli, stamattina si è svolto un sopralluogo congiunto che ha visto impegnati la Procura ed il Comune di Napoli. All'alba del 28 novembre, il complesso Casal da Padeira, 55.000 metri quadrati con 30 appartamenti, bar, ristoranti, residence, sale per cerimonie, piscine, centro benessere e panificio, vennero sequestrati in esito a 2 anni di indagini della sezione di polizia giudiziaria, aliquota della polizia municipale del comune di Napoli presso la Procura della Repubblica. Di questi circa 30.000 metri quadri di costruzione, nemmeno una pietra è stata realizzata, posata legittimamente. Non c'è alcun titolo autorizzatorio, non c'è alcuna licenza o concessione edilizia. La zona è una zona plurivincolata, è una zona inedificabile per il piano regolatore generale, soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale. Quindi non era possibile costruire nulla. La domanda che ci si dovrebbe porre, alla quale noi cercheremo di dare una risposta, è come è possibile che negli anni sia stato costruito tutto questo senza che nessuno lo impedisse. L'obiettivo è proprio ottenere la confisca del Casale da Padeira e la condanna degli autori di questi abusi. Al momento siamo ancora in una fase piuttosto avanzata per decidere già con una certa concretezza la destinazione. Ribadisco l'interesse da parte del Comune di collaborare nella doppia veste, sia in fase investigativa che in fase poi di gestione dell'immobile, del sito e del suo complesso, con la Procura della Repubblica, dimostrando ancora una volta la sensibilità di entrambe e di tutte le istituzioni in campo sul terreno dell'abusivismo edilizio e in genere della valutazione sotto il profilo ambientale dei comportamenti criminosi. Non si parla solo di abusivismo dunque, ma anche di ingenti danni ambientali e sversamento illecito di rifiuti, legato anche all'avvio della costruzione di una strada di collegamento fino a pianura. Questa è una zona, è un sito molto delicato da questo punto di vista, che negli anni ha ricevuto ripetuti saccheggi sotto il profilo edilizio su gran parte del sito, e la Procura della Repubblica ha dimostrato grande sensibilità nella tutela dell'intero territorio. Una cosa che deve far riflettere è che la particella principale di Casale da Padeira, sulla quale insistono gli uffici amministrativi, dal 1997 era già stata acquisita al patrimonio del Comune di Napoli e ciò nonostante era rimasta nella sostanziale disponibilità dei Polverino. Quello che mi preme sottolineare è che attraverso il sequestro che è stato effettuato di recente, che è l'effetto delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Napoli con l'ausilio prezioso della Polizia Municipale di Napoli, le istituzioni si sono in qualche modo riappropriate del territorio, riaffermando il controllo dell'ente pubblico sul territorio della città di Napoli.